Ma buon dia a tutti, amici di Doppia Frizione! Siamo finalmente tornati in un video aggiornamento Vlogatcatsum, diciamo così che va bene, per spiegarvi cosa sta succedendo in questo momento, eccetera, eccetera, varie cose. Partiamo subito con la primissima cosa, che è la collaborazione con Nicola Grelli. Nel mentre mi sono tolto anche la maglia perché ho caldo. Comunque, stavo parlando di Nicola Grelli che ha ricominciato con il campionato Rallycross e quest'anno lo seguirò di persona e con il suo team, eccetera, eccetera, andare a girare tutte le tappe del Rallycross italiano. Addirittura mi sembra che una tappa sia anche in Lituania o Austria, non mi ricordo. Comunque vi lascerò una piccola anticipazione qui nel video. Poi, seconda news, diciamo, non so se avete visto i video di Franciacorta Rally Show, ma andando lì per un mio amico, ciao Fede, ho incontrato Davide Valsecchi. Madonna, che eco! No, è solo risonanza, ok? E era lì col team Elite Motorsport e vai a capire per quale strana ascensione stellare mi ha chiesto di mettere delle GoPro e dei camera car per la sua macchina. E quindi gli ho fatto i video, stranamente è andato tutto a posto con la nuova videocamera che ero imparanoiato al massimo. Vabbè, comunque è andato tutto a posto, gli ho fatto il video, potete andare a vedere il video sia qui sia sul suo profilo Valse27 su Instagram, che ho fatto il video e boh, ma anche per questo qui è andato. Comunque adesso lo conosco, mi ha detto che se avesse bisogno di chiamare qualcuno per rally, camera car, eccetera, eccetera, mi chiama, quindi io sono più che contento. Terza news, ho tirato fuori Tina finalmente. Io ero in astinenza da guida. Porca vacca di Tina. Un chilometro dopo aver uscita, o com'è che adesso dicono l'Accademia della Crusca? Andiamo, usciamo, vabbè, roba del genere. Mi hanno fermato i carabinieri e mi fanno che lo scarico era troppo rumoroso. Comunque, adesso la porterò dal meccanico di nuovo. Ho già cose in mente per silenziarla. E oltretutto, è un video anche per dirvi che il 17 marzo sarò con Tina e altri miei amici a girare Castelletto di Branduzzo, che c'è il track day. Quindi, cazzo ne so, 150 euro, giri quanto vuoi. Ho già in programma di prendermi delle ruote slick o semi slick, non ne sono sicuro, comunque dure, perché Castelletto di Branduzzo ci vogliono quelle, quanto mi hanno detto. Basta! Bom, vi aspetto il 17 marzo. Poi, ho intenzione di comprarmi un drone, ho già in mente quale, ma prima ovviamente direi che le gomme slick o semi slick vengono prima, perché non voglio rancare via le gomme per tornare a casa. Quindi arriverò qui con due treni di gomme, cambio lì, metto le slick, tiro come un assassino e poi vediamo come va, anche perché è tutta nuova adesso Tina. Non ci sono più quei problemi del surriscaldamento, eccetera, eccetera. Addirittura martedì sono arrivato fino a Corsico, al Corsico Cars Meeting con Tina, ed è andato tutto bene. Era proprio un test che volevo fare io per vedere come reagiva la ventola, come reagiva il raffreddamento, eccetera, eccetera. È andato tutto alla perfezione. Ho solo bisogno di silenziarla un po'. Poi, come vi dicevo, ho tirato fuori Tina, quindi ritorneranno le reaction a Tina, magari ritornerà qualche PS su qualche strada per prendere note. Comunque, vi volevo anche far sapere che io ogni sabato, sì, verso il pomeriggio, sarò su a Belmonte con la Tina al Wingover Bar. È un punto di ritrovo per i Belmonte for Drivers. Comunque abbiamo questa collaborazione e ci fa molto piacere avere una collaborazione con un bar di Belmonte. E niente, veniteci a trovare e scanniamo un po' insieme super le valli. Altra cosa, gli unboxing potrebbero aver avuto un arresto
molto pesante da quanto avete visto, visto che non so, l'ultimo video che ho messo sarà di 6 mesi fa, degli unboxing. Basta! Vorrei ritornare a farli e spero il prima possibile. Vediamo anche le condizioni economiche, dato che ora ho una connessione molto più veloce, dato che ho lasciato stare quella vecchia, non dirò quella con cui mi trovavo male. Comunque adesso quella nuova è devastantemente veloce, quindi ci sta, posso mettere video in 4K. L'unica cosa, devo prendere una videocamera in 4K, ma anche quella lì è già nel carrello. E per il resto direi che è tutto qui. Prossimo evento non lo so, perché non so quando metterò questo video. Comunque vedremo. Spero di vedervi, anche perché ora ho la maglietta e la maglia di doppia frizione, quindi è impossibile non riconoscermi, anche perché sono grosso. Sono grosso. Niente, il video è già durato abbastanza, dovrò fare 7.000 di tagli. Comunque vi rimando agli altri video e al prossimo.